clamorose dichiarazioni di Deloitte dopo aver visionato i bilanci ha confermato quello che tutto noi sapevamo già. La Juventus non solo è stata punita ingiustamente, ma adesso la società deve essere risarcita dai danni avuti. Ascolta, tutta la notizia è incredibile. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. È gratis! Torino. Dopo i recenti esami condotti dalla Consob sul bilancio chiuso al 30 giugno 2023 della Juventus, emergono dichiarazioni chiave da parte del professor Fabrizio Bava. Nel contesto di un'attenzione crescente sui conti del club torinese, l'audit di Deloitte ha rilasciato un responso che lascia intravedere nuove sfumature sull'argomento delle plusvalenze. Nel corso di un'intervista, il professor Bava ha sottolineato tre elementi rilevanti emergenti dal report di Deloitte. Da un lato, si evidenzia un giudizio che, pur presentando rilievi, si focalizza principalmente sugli anni passati, dal 2018 al 2022, puntando dunque su dati di natura comparativa. La relazione degli auditor sostiene che il bilancio fornisca un quadro fedele, fatta eccezione per alcune discrepanze nei dati economici di esercizi precedenti che non influenzano comunque il patrimonio netto attuale della società. Il secondo punto, di grande interesse per il panorama finanziario sportivo, è l'approccio di Deloitte riguardo le operazioni incrociate. Mentre la Consob permane nella sua visione critica, considerandole equivalenti a permutazioni e dunque non generatrici di plusvalenze legittime, i revisori di Deloitte non hanno individuato criticità significative, mantenendo la stessa linea già espressa nel precedente anno fiscale. Questa discrepanza di opinioni tra gli organismi di controllo solleva domande non solo sulla gestione contabile della Juventus, ma anche sul ruolo della Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC. La penalizzazione subita dal club e l'esclusione dai tornei europei a causa delle cosiddette plusvalenze fittizie sembrerebbero contrastare con la mancanza di una posizione ferma da parte della FIGC. Secondo Bava, un intervento chiarificatore da parte della federazione potrebbe non solo allinearsi con GEI standard contabili internazionali, ma anche fornire ai club una maggiore tranquillità nelle operazioni di mercato. In pratica, la Juventus è stata punita senza alcun illecito,